Siamo ancora qui a San Giovanni in Persiceto e adesso siamo di fronte all'eliostato, cioè uno strumento molto semplice, costituito in pratica da tre specchi che permettono di osservare il sole su un tavolino all'interno dell'osservatorio. Il sistema molto semplice, ripeto, è realizzato con questa struttura. Vedete, mi avvicino agli specchi. Questo è uno specchio piano, lavorato un ventesimo di lambda di 21 cm di diametro. C'è una montatura particolare, semplice, ha una corona di motorale di 360 denti, il moto però è un giro ogni un ottavo di minuto per deve fare, perché siccome gli angoli, la riflessione è per gli angoli, questo motorale deve fare un giro in 48 ore, non in 24. Comunque, diciamo, alla fine è un telescopio anche questo. Questa qua è la direzione della stella polare, non è che ci voglia, insomma, è facile farlo. Ripeto, questo oggetto, questa struttura, questo specchio manda l'immagine del Sole o anche della Luna, perché si vede bene anche la Luna piena, su questo specchio piano. E poi su questo specchio piano io l'ho montato su una slitta XY, che qua io posso mandare l'immagine all'interno di un tunnel, che è qua. È un tunnel ovviamente dove si formano un sacco di ragnatele, ma le ragnatele non sono a fuoco, quindi non danno problemi. E ripeto, utilizzando questo sistema di uno specchio piano, posso ovviamente mandare l'immagine all'interno di questo tunnel. In questo modo abbiamo una temperatura, perché è sottoterra, abbastanza fresca, non c'è turbolenza, abbiamo immagini solari molto definite anche sul bordo, delle bellissime, a volte, insomma, quando ci sono ovviamente macchie solari, vedo bene anche la struttura chicchi di riso. E ovviamente per fare tutto questo ci vuole anche un fuoco, però con 17 metri di fuoco non è drammatico. Qui ho un sistema anche di messa a fuoco elettrica, che in realtà non ho mai usato, perché alla fine utilizzo per la messa a fuoco semplicemente lo spostamento in alto-basso del tavolino, proprio dove prima abbiamo visto il sole. Ecco, semplicemente poi è questo, un celostato, semplicemente un piano. C'è una slitta che possiamo un po' oscillare avanti e indietro, vedete, possiamo anche muoversi in questo senso per fare il fuoco meglio. E poi mandare l'immagine qua. Generalmente le torri solari sono verticali, cioè è un traliccio verso l'alto. Qui a San Giovanni mi scoccia fare un traliccio di 17 metri, un problema, ho preferito fare un buco, cioè insomma un buco, una struttura usando dei tubi da fognatura. E poi dentro c'è il sole, a mezzo metro di diametro, quindi ho avuto modo anche con questa tolleranza di evitare i problemi dovuti all'assestamento del terreno. Questo qua è un oggetto che va da 20 anni e ha sempre dato ottime immagini, ottime, così, di fatto anche dal punto di vista scolastico, didattico, culturale, cose buone.